Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui al palazzetto Nando Di Leo con coach Russo. Coach, complimenti per la vittoria, 101 punti, un record per la stagione dell'Olimpica di quest'anno. Eh sì, 101 punti ci stanno tutti perché alla fine abbiamo avuto buone percentuali, abbiamo attaccato molto la loro difesa e abbiamo avuto in Rubera un terminale che alla fine si è visto, ha fatto il suo bottino, ma non solo lui, anche diciamo quasi tutti sono andati a canestro. Coach, abbiamo visto comunque per grandi parti della partita una difesa zona 3-2 che comunque alla fine non ha impensierito diciamo le azioni offensive dell'Olimpica, cioè non vi ha permesso di fare i punti. Vabbè, io sono sempre del parere che se io, quello che dico ai giocatori, se io non segno, riesco a segnare, nemmeno loro dovrebbero segnare. È una politica che io cerco di portare avanti, perché se ho difficoltà a non fare canestro, nemmeno la squadra avversaria dovrebbe farlo, perciò noi dobbiamo intensificare la difesa. Al di là della, sì, abbiamo avuto un po' di problemi nell'attaccare la difesa schierata, però questi tipi di difesa, dove io ho una squadra abbastanza veloce, cerco di non farla schierare. E non facendo schierare aumentiamo un po' il ritmo e andiamo avanti così. Il prossimo impegno è in trasferta, un altro passo decisivo che per la rincorsa ai playoff. Sì, sì, giochiamo, se non erro, a San Severo, dove loro sono, è la squadra che mira anche a fare il salto di categoria. Noi ci andiamo a giocare la nostra onesta partita, se ci andiamo con la giusta determinazione, intensità, può darsi che diciamo la nostra. Perfetto, la ringraziamo, alla prossima coach. Siamo qui con il presidente Rosario Saracino. Presidente, commentavamo prima con il coach Russo un record per questa stagione per la sua Olimpica, 101 punti. No, non sono i 100 punti, 101 punti il record. Il record è quello che sta accadendo intorno all'Olimpica. Voi vedete cosa succede, l'amore che hanno per questa squadra e per questa società si ripaga di tutti i sacrifici. Veramente sta succedendo qualcosa che all'inizio stagione non era preventivabile. Ci seguono con un tale amore, un tale spirito di appartenenza che veramente è commovente ogni volta che giochiamo in casa e fuori casa. E questo aiuta anche a fare il risultato, questo aiuta, anche se obiettivamente Ruvo ce l'aspettavamo un po' più competitiva perché aveva innestato 4 giocatori rispetto all'andata, però oggi abbiamo chiuso la partita nel primo quarto, credo 31-11, e poi no, insomma, abbiamo giocato con le nostre seconde linee facendo esordire il nostro ennesimo under Gigi Vigliotti, che ha anche segnato, quindi serata positiva, ma le partite difficili ci aspettano a partire da sabato prossimo a San Severo. Certo coach, lei sottolineava innanzitutto l'amore di questo pubblico che continua a seguirla, seguire la sua Olimpica, un amore spontaneo diciamo che è nato così per caso alla fine, quindi un plauso se vuole dedicare questa vittoria a chi in particolare. Ma diciamo, quando si lavora col cuore e con la passione la gente lo capisce, ti segue e ci mette altrettanto cuore e passione. Questa vittoria particolare la dedico al pubblico, il pubblico che si auto-organizza ogni volta, ci dà la forza, ci dà la carica. Oggi hanno preso l'iniziativa di questo pallone firmato da tutti noi con un sorteggio per dare un po' di risorse a noi e ai giocatori. Queste sono iniziative che ci rendono più determinati e più forti per il futuro, ecco. Quindi integralmente dedicata al pubblico dell'Olimpica questa vittoria. Coach, la prossima è il match importante contro San Severo, contro diciamo un suo amico coach Panizza che lei conosce bene. Come si preparerà la società, la squadra? Sia per noi che per San Severo è una partita determinante perché ci si gioca il terzo posto. Noi l'obiettivo di inizio stagione, che era quello di tentare di entrare nei playoff, credo che l'abbiamo raggiunto e qualche soddisfazione ce la siamo anche presa. Quindi noi andremo a giocare così come siamo andati a giocare a Fasano, con la serenità di cercare di fare la nostra gara. Se il risultato viene lotteremo per il terzo e il quarto posto fino alla fine, se non viene la stagione sta assumendo comunque i contorni di una stagione grandiosa, quindi andremo con tutta la serenità. Nicola, non ti preoccupare. Coach, presidente, la ringraziamo. Grazie e alla prossima. Grazie a voi che ci seguite sempre e che fate girare il nome dell'Olimpica anche come merita. Grazie, presidente. Ci troviamo qui con coach Lovino. Coach, cosa ha determinato questa sconfitta, secondo lei? Sicuramente l'approccio alla gara completamente sbagliato.
Sappiamo benissimo che Cerignola in casa è una squadra molto cattiva agonisticamente, che ha grandi ritmi, e noi non abbiamo saputo impattare la partita dall'inizio come invece dovevamo fare, e quindi abbiamo pagato subito il gap che abbiamo insomma preso, e poi chiaramente becchi loro in giornata al tiro veramente ottima, e poi non è mai facile recuperare, perché provi però loro fanno sempre canestro. Certo, nella gran parte della partita noi abbiamo notato che lei ha utilizzato una difesa a zona che forse comunque ha fatto giocare meglio diciamo la sua squadra. Tenterà questa tattica anche nel prossimo match? Risponderti adesso così su due piedi è difficile, nel senso noi siamo allenatori e noi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni estemporaneamente durante la partita, no? In un primo momento l'essere passato a zona ha pagato, nel senso che comunque siamo riusciti a rompere il loro ritmo in attacco, e la cosa insomma come dicevo ha pagato. Non abbiamo avuto continuità, questo è il problema, non abbiamo avuto continuità, e ripeto, poi alla fine loro stasera erano veramente in giornata di grazia al tiro, per cui hanno fatto canestro tutti, parlano le statistiche, abbiamo fatto il possibile, ci siamo adeguati su quelli che pensavamo fossero insomma i loro terminali principali, ma insomma bravo Cerignola a far canestro con tutti quanti i giocatori. Ecco, secondo lei cosa si prospetta per questa stagione, per la sua squadra, l'obiettivo qual è alla fine di questa stagione? Sicuramente la cosa primaria è piazzarci nel miglior modo possibile nella griglia play-out, o sicuramente faremo il possibile per magari raggiungere o Castellaneta o insomma eventualmente chi ci è sopra per salvarci direttamente. In tutti i casi, al di là dell'obiettivo salvezza, chiaramente c'è il lavoro che proviamo a fare da inizio anno, che è quello di far sviluppare, insomma, di far crescere e quindi sviluppare i nostri ragazzi che abbiamo in casa. Sì, infatti la volevo portare appunto, ho notato che è una squadra molto giovane, poi con l'innesso anche di Piero Arbore che ha aggiunto quell'esperienza in più, perché Arbore, ricordiamo, ex giocatore e anche ex suo compagno di squadra nel basket Trinitapoli. Sì, sicuramente con Piero c'è un rapporto particolare già da diversi anni. Piero insomma è un valore aggiunto per noi, nel senso che è un cardine, è un punto cardine della squadra, e adesso noi dobbiamo lavorare tanto, perché abbiamo bisogno di trovare la giusta amalgama, perché comunque abbiamo fatto degli innesti di recente, non abbiamo ecco quel ritmo partita sia in attacco che in difesa che ci permette diciamo di giocarci questo tipo di partite contro squadre così ben organizzate come Cerignola appunto, e quello è il lavoro che noi stiamo facendo per mettere a posto queste cose, e nel frattempo riuscire a dare più spazio possibile ai ragazzi, insomma, perché comunque anche loro si impegnano un sacco durante la settimana. Bene, la ringraziamo e alla prossima, coach. Ci troviamo qui con la guardia Piero Arbore. Piero, sei arrivato appena adesso in questa squadra, è la tua prima partita, cosa ti sembra in questo nuovo roster, e quali sono secondo te le ambizioni del Ruvo, dove può arrivare? Sì, sicuramente diciamo sono arrivato in una squadra giovane, una squadra sicuramente piena di giovani talenti che devono sicuramente maturare. Il mio arrivo in questa squadra sicuramente è finalizzato insomma a ricoprire il ruolo del vecchietto tra virgolette, nel senso che comunque cercare insomma di dare ai più giovani le giuste dritte, non soltanto in allenamento ma anche durante le partite. Ecco, tu giustamente citavi la figura del vecchietto, ricordiamo la tua carriera cestistica, ex hai conquistato col basket Trinitapoli praticamente un campionato di C2, hai giocato in varie squadre come Corato, Terlizzi, quindi hai grandissima esperienza. Soprattutto come vedi il campionato di Serie C regionale? Quale secondo te la favorita al titolo?
Beh, sicuramente l'Udas sta facendo un ottimo campionato, penso che probabilmente insomma se ne va per la sua strada. E dietro ci sono diversi team che comunque si sono attrezzati per lottare fino in fondo, insomma, per il salto di categoria. Io sinceramente penso alla parte, diciamo, del tabellone, guardo la parte del tabellone più bassa perché comunque è quella che ci interessa principalmente, quindi spero, insomma, di dare un buon contributo a Ruvo per raggiungere l'obiettivo permanenza. Un'ultima domanda ti voglio fare, un piccolo aneddoto. Abbiamo parlato prima con il tuo coach Lovinio, che siete ex compagni di squadra. Adesso hai incontrato un giocatore del Trinitapoli, Nicola Triglione. E ecco, il vecchietto che incontra il giovane, praticamente, che ti ha visto sempre su quei palchi. Com'è stata l'esperienza? Beh, Nicola l'ho visto sicuramente molto maturato. Dall'ultimo incontro in allenamento sono passati praticamente quasi 5 anni, insomma, l'ho visto molto cresciuto, ha raggiunto comunque un ottimo livello, quindi insomma mi ha fatto una buona impressione. Perfetto, ti ringraziamo e alla prossima, un in bocca al lupo per la stagione. Il lupo.